La ricetta di oggi sarà semplicissima. Faremo questo pane di ceci, una ricetta senza glutine. Vediamo a continuazione gli ingredienti. Ci saranno qua tutti sullo schermo e vi faccio vedere l'acqua di conserva dei ceci. Da questa acqua non si butta perché viene fuori una meringa buonissima. C'ho anche la ricetta sul canale e vi la lascerò magari qui in una scheda. E cominciamo a mettere nel frullatore i nostri ceci, al quale ovviamente ho tolto l'acqua. Aggiungo il latte, io ho usato latte di soia, aglio in polvere, un po' di origano. Se a voi piacciono altre spezie li potete mettere, e un pochino di sale. Un cucchiaio d'olio, questo olio di arachidi, un uovo e frulliamo il tutto. L'ho passato in un piatto, come vedete è una crema bella densa, ma non abbastanza, e adesso aggiungiamo la maizena. L'ho aggiunta due volte, così per non far formare i grumi. Non ero ancora contenta della consistenza e ho aggiunto un altro cucchiaio bello pieno. Questa deve essere la consistenza. Adesso aggiungo il lievito in polvere, un cucchiaino. Preparo la mia padella, che è da 18 cm, e ho messo sotto un goccino d'olio, un pezzettino di carta da forno e poi sopra ancora un goccino d'olio. Aggiungo adesso l'impasto, come vedete è già bello cremoso. Lo sistemo per bene e aggiungo sopra dei semi. Io in casa avevo dei semi di lino, però se avete anche quelli di girasole, di zucca, potete mettere anche il mix che si trova già nella confezione. Adesso questo andrà a fuoco bassissimo per 35-40 minuti col coperchio. Un'ultima controllata al mio pane e come vedete è già cotto. Volendo si può lasciare così, però io l'ho voluto rigirare. Vi faccio vedere anche il sotto, come è già bello cotto, per farlo dorare un pochino. Una volta cotto lo lasciate riposare così 10-15 minuti. Ed ecco il nostro panino ai ceci, guardate quanto è carino. Adesso ve lo faccio vedere dentro. E questo lo potete tagliare a metà e metterci dentro del salmone, del prosciutto cotto, quello che più vi piace. Ecco qua, ci sono anche dei buchini. Ovviamente rimane un po' più compatto, però devo dire che è molto buono. Vi faccio vedere anche l'interno, è morbidissimo. Ed è un'alternativa per chi non può mangiare il glutine. Spero vi sia piaciuta la ricetta. Se è stato così, vi prego regalatemi un like, iscrivetevi al canale che è completamente gratis e cliccate anche la campanella, così vi arriveranno tutte le notifiche di ogni nuovo video. Io ti lascio anche questo, sono sicura ti piacerà.